Non nego che la situazione dei diritti umani in Bielorussia suscita in me la più profonda preoccupazione. Nonostante la liberazione dei prigionieri politici finora detenuti, ex candidati anche in parte alle elezioni presidenziali scorse, la situazione resta abbastanza preoccupante e drammatica, da un lato per la libertà anche di espressione dei media indipendenti che sono sempre in grande difficoltà, specie per gli abusi presenti all'articolo 2 del codice amministrativo, se non ricordo male, dall'altro lato anche perché continuano le intimidazioni e probabilmente assisteremo all'ennesimo processo elettorale farsa. Questo però non deve indurci a cercare di ricommettere di nuovo gli stessi errori commessi in passato con l'Ucraina. Dovremmo sviluppare un approccio, sì, di cooperazione e di condizionalità forte nei confronti dell'Ucraina per fare in modo che la situazione migliori con il tempo e si ottengano effettivamente dei passi in avanti concreti e fattuali, ma senza porre di nuovo i bielorussi a un muro contro muro di fronte a una scelta amletica tra noi e la Russia. Abbiamo visto a cosa questo ha portato nella crisi ucraina e sinceramente penso che dovremmo trarre un insegnamento proficuo dai nostri errori passati.